27 novembre 2026, secondo giorno di elezioni politiche nazionali, ma non è certamente un buon giorno per il nostro paese. Si fa infatti sempre più grave il bilancio delle vittime delle manifestazioni antisistema dall'inizio di un anno che non si fa fatica a definire come un vero e proprio annus horribilis. Ascoltami bene, il materiale o c'è o non c'è. Non è che possiamo gettare una bomba se poi non abbiamo niente. A pochi mesi dall'uscita dall'Unione Europea causata dalla situazione di forte indebitamento dell'Italia, la situazione diviene ogni giorno più pesante e le forze dell'ordine non riescono più ad arginare continui moti di ribellione da parte di cittadini. Ti prego! Stronzi, hanno finito di campare alle nostre spalle. La macchia è finita. Sparirete tutti, tutti dovete sparire. Anche in questo secondo giorno di votazioni tocca purtroppo registrare nuovi scontri e manifestazioni antisistema in varie città d'Italia. Si segnalano 4 feriti a Torino, di cui 2 in gravi condizioni a seguito di alcuni tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine. Sai che cosa diceva mio nonno? Che si chiamava Giulio, proprio come me. Se vedi una formica in cucina, devi schiacciarla subito, altrimenti poi ti trovi la casa infestata. E noi non vogliamo la casa piena di formiche, vero?